Ottimo. Gli italiani da oggi sono tornati ad assaporare il caffè su una tazzina al banco, dopo due settimane in cui era possibile prenderlo solo per asporto. Da oggi, 18 maggio, con la seconda parte della fase 2, bar e pasticcerie hanno riaperto anche con il servizio ai tavoli, rigorosamente distanziati o al bancone. C'è sempre qualche cliente che tentenna sulla soglia prima di entrare, chiedendo il permesso, e qualcuno che ancora non è sicuro di poter consumare sul posto. Gel igienizzante a disposizione, mascherine obbligatorie, la ripresa è benvenuta ma non facile, come spiega Francesco, proprietario dell'antica torrefazione Ciamei Caffè a Roma. Un po' a singhiozzo rispetto alla settimana scorsa, dove c'era solo il discorso dell'asporto, non sembra cambiato più di tanto, però è soltanto un lunedì, quindi diamoci del tempo. Ci siamo attenuti sul metro, metro e mezzo di distanza per ogni tavolo e abbiamo badato a distanziare bene anche tutti quanti i possibili commensali. Abbiamo ridotto la capacità del 60% più o meno. Prima cosa che hai fatto oggi che non vedevi l'ora di fare? Sono venuta qui a Pasticceria d'Amore a prendere dei dolcetti, così oggi pomeriggio con mia figlia, invece di fare la classica merenda, ci mangiamo due dolcetti di D'Amore. Nella storica pasticceria d'amore a pochi passi dal Colosseo, le richieste d'asporto sono state sempre numerose tramite la chat con i clienti o sui profili social dell'attività. Dopo una mattinata in cui i clienti sono tornati a fare le colazioni sul posto, ora l'idea della proprietaria Alma Maria d'Amore, anche su suggerimento di Confesercenti, è quello di prenotare i tavoli ai clienti per l'aperitivo. Dato che da oggi era, diciamo, il primo giorno di normalità, e hanno fatto le prenotazioni, ci sono dalle 6 fino alle 8, ci sono turni di mezz'ora a tavolo, se non c'è nessuno possono proseguire. Per quanto riguarda la ripresa, non lo sappiamo, è come se fosse il primo giorno di apertura di un'attività commerciale, quindi non sappiamo come sarà il lavoro, a cosa andremo incontro, non sappiamo nulla. Siamo, ecco, in attesa degli eventi, di quello che accadrà.